Credo che questo sia un tema delicato, che riguarda veramente il futuro dei nostri figli e dei nostri territori. Un piano per la sicurezza, da concordare con il Governo nazionale, con il Ministero dell'Interno. Dobbiamo avere una distribuzione di caserme, non possiamo avere in un'area di 500.000 abitanti tre pattuglie di notte, non è possibile, così non garantiamo niente. Allora non dobbiamo prenderci in giro, se decidiamo che questo territorio deve essere salvato e deve essere un pezzo d'Italia e d'Europa, bisogna fare gli investimenti necessari, caserme, uomini, mezzi, tecnologie, perché abbiamo il diritto di vivere da persone civili e in piena serenità con le famiglie, con i nostri figli e con le nostre figlie.